Io mi chiamo Alfredo Ciarpelloni, nato a Roma, detto il Banzu. Bernardino Bruno, nato a Roma, anni 76. Io sono Franco Venditti, nato a Roma, ho 60 anni, detto Raspone. Mo' vi racconto un giorno che sono andato su da Mario a casa, perché lui abitava a Piazzale della Radio, al principio dei Ludovisi dal Gubbio, al primo piano. Vado su casa. Può migliorare Roma? Cioè la Roma di quando lei era ragazzino e la Roma di oggi sono due cose era diverse. Beh, c'era meglio. la fame. E che te ne frega? Pane e patate, la patata a brace, oggi che mangia la bistecca. Mamma, c'è il grasso! Quella cosa da ragazzino che lei ha mangiato, il pasto che lei si ricorda con più paura. Pasta e fagioli alla mortadella. Chi è Mario Brega dietro il personaggio? Mario Brega è esattamente quello che avete visto nei miei film. Né più né meno. Mario Brega. Papà, quanto nastro c'hai? 6 minuti. Fammela domani sta domanda e potrei parlare per mezz'ora. Mario è stato veramente uno che mi ha fatto ridere come pochi. Poi era proprio un buon uomo nonostante quello che voleva far vedere. Sai, Mario era una figura imponente, bello, perché era bello arte, poi se manteneva bene, sempre elegante. E sai, la gente gli dava sempre fiducia, pure se non c'aveva una lira, andava lì e comprava tutto. Brega era un romano vero che diceva le cose vere, magari anche con i tempi sbagliati, però erano i tempi sbagliati che davano autenticità al personaggio. Io credo che sia piaciuto perché i colori, il modo di fare, il modo di essere. Questa sua smargiasseria, questa sua simpatica gagnara nel parlare, questa sua anche autorevolezza, perché era un uomo che era grosso come il leone, faceva paura con quel barbone così, poi era un pezzo di pane dentro, però era uno che conosceva i codici di una certa romanità, di una certa mala, di una certa. Quindi di quelli che ha un uomo vissuto, di quelli che conosce la vita di Roma in tutte le sue sfumature. Mario, che pensi? Perché ogni volta che veniamo qua guardi là? Perché penso che su Gordo Scotto mi era cascato male, era morto. Io stavo con quei bravi ragazzi adesso. Ah, Mario, ma l'appuntamento non era là a Piazzale Garibaldi? Scusa, ma Carlo. Ma scusa, sì, fai sempre così. Ah, ma non vuoi far finita con me? Sto a guardare là, no! Pensa che su Gordo Scotto mi era cascato male, stavo con quei bravi ragazzi! C'era la scena che mi incontrava a me in un sacco bello. Arugge, ma mi riconosci? So papà tuo, papà! Mi prendeva le guance e mi ricordo che mi lasciò un ematoma qua, perché non. Cioè, un altro attore sarebbe andato via, dico, ma cioè, dovevi sta zitto. Il truccatore doveva metterci il cerone perché lui arrivava con la violenza. Io dico, infatti, la battuta è papà, basta con sta violenza! E che mai mi violenza questa? In realtà mi era uscita spontanea perché mi ha lasciato una cosa viola. Io sono avanti 3 giorni con Marazzi, lo stesso truccatore di questo film, che mi copriva l'ematoma di Mario Brega, poi mi ha fatto così, capito? Questa era Brega. Questo è un amico mio. Raccontagli a lui sta storia di Gordo Scotto, dai. Ma gliela raccontavo. No. Sta raccontando. Questo è pugile, dai, raccontaglielo. Stavo a fare un film e si chiamava Buffalo Bill e nello del Far West, eravamo io e Gordo Scotto, i protagonisti. Tutti i giorni c'era una scassata, durava 15 giorni. E tutte le sere andavo a fare la doccia e mi trovavo i lividi per i braccia. Dico, sai, ho detto, ma questo mi menasse per davvero, tu sai, devo raccontare. Mi menasse per davvero questo. Oh, c'è sto. Se vuoi fare botte, io sto qua. Ora sai che io barfo. Che sta Dio, chi te capisce? Parla romano, perché io parlo solo romano. Hanno chiamato interprete, senti, se questo lo fa botte per davvero, io non vado a casa perché sono sempre pieno di. Questo mi mena per davvero. Mi menava per davvero. Oh, so, e quello mi diceva, vabbè, ok, davanti alla macchina da presa. Avrei io da chiamarmi il studio e mi dico, oh, Franco Fantà, per favore, so tutto, già sai tutto. Allora lo sai, fammi meno subito a me. Qua te frega l'asso, qua te frega il fante e qua te frega il re. Vuoi con te? Lui giocava a poker, per esempio, per qualche dollaro in più, con Volonté, Pistilli, Livan Cliff, eccetera. A una certa ora Livan Cliff si ubriacava, quindi lui lo prendeva e diceva, devi andare a dormire, che domani c'è i primi piani, e lo buttava sul letto, all'Ivan Cliff, che nel film sembra uno spiato pistolero. E Volonté una volta non voleva pagare a poker e Mario Brega ha ammenato.
Cioè, quindi escono fuori delle cose dell'attore intellettuale di sinistra, quello che cos'è, che vi è menato da Mario Brega perché non ha pagato a poker, che faceva pure un gioco d'azzardo. A me queste cose facevano molto ridere, perché c'era tutto un mondo dietro, capito? No, ne ha menati tanti. Mi faccio anni di segni, dice, ma lascia perdere, questa ha vinto il guanto d'oro in America di medio massimo, un fappettista. Ma che devi fare? Franco fatta fammi la prima cena, come copione. Quattro cassotti lui e due dei quattro cassotti lui e due dei battenti, hai capito? Che traditore era un italiano come me. E tu va bene, va. Se mettiamo davanti alla macchina da presa, come se mettiamo davanti, mi tira quattro cassotti, glieli paro tutti e quattro. Lo finto col destro un passo, gli parto un calcio, si sta a bocca, mi casca per terra come Gesù Cristo. Ah, boia, han fame, arsete. Arsete, han fame! A carnuto, arsete! Arsete, a carnuto, arsete, l'ho detto! Pieno di sangue per terra, il tolitri. Un lago di sangue, arsa la infame. A cameria è forte per la cannuccia, che mo succhio. Non si è alzato. Me lo so guardato, me so girato, me so risistemato la giacca. Mi ha detto, papà, che è successo, mio figlio? Niente, due di passaggio. Non sai che fine ha fatto Steve Reeves? Noi tutti quanti? No, la quinta volta ce lo raccontavo. Far benzinare l'America. Mi sembra di capire. Che poi ti sei ispirato. Non è lui l'unico personaggio che lui ha ispirato. Questo è Brega. Come ho conosciuto Mario Brega? Mi ricordo che nel lontano 1978 Sergio Leone mi convocò a casa sua, dove lui mi studiò, voleva capire che cosa volevo fare, come si poteva iniziare questa nostra collaborazione. Improvvisamente entrò un uomo con gli occhiali, con una montatura pesante d'oro, con i bracciali e cose, e disse a Sergio, queste te mandano amici mia. Ed era una specie di decassa con dentro delle melanzane, i carciofi, la verdura, l'olio. Cioè veniva praticamente dai mercati generali e aveva portato delle primizie per Sergio Leone. Era così, Brega. E che quartiere era, me lo dici? Ostiense, i mercati generali. Testaccio. No, no, i mercati generali, a piramide. Ai mercati generali c'era la frutta gratis. Andavo lì, prendevo e andavo, no? Ma dal macellato che abita di fronte a casa sua e si chiama Bottiglia della Carne, si presenta, dice sono Mario Brega, sono amico di Sergio Leone, sono braccio destro di Sergio Leone. Mi fa, mi devi far fare bella figura, mi devi dare 2 chili di filetto, a rosa, a pezza. Dice, vabbè. E dice, ma lo metti a conto? Dopo una settimana si ripresenta, dice allora sempre per Sergio Leone. Le fai il filetto, la pezza, la rosa, dice ma sì, ma c'hai già 400.000 lire. Ti preoccupa, dice, a fine del mese pago tutto, sardo tutto, non si è visto più. Dumanone così, però sempre cravatta, orologio d'oro impeccabile. Non ho visto mai un Mercedes più pulito, cioè pulito, pulito. Era che aveva la mania, la mania del Mercedes. Ma guarda una cosa lui tra il Mercedes e vestire bianco, Mercedes bianco pulito, guai a chi gli faceva una sgraffiatura, arrivava, sembrava proprio il duca degli York, proprio usceneva a Carlo e là crollava tutto. Poi gli faccio il giorno con me, gli ho detto tu vai a spasso con Mercedes, quando andavo a spasso, no? Tutte quanto belle, eleganti, le scarpe da 500.000 che faceva fare dal Castellari a Piazza Zanardelli. La moglie lavava i piatti da cencia alla parolaccia. Una volta mi ricordo, non mi scorderò mai questo, a cena da Sergio Leone, e Sergio stava preparando il film, c'era una volta l'America. E noi eravamo io, Alfredo Ciarpelloni, un altro amico, Roberto Spinoso, tutto quanto, lui si guardò Sergio, proprio poi gli disse, a te, questi li devi aiutare, questi sono 3 disgraziati, se muore no de fame.